Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 21. Ed era veramente intrigante questo libro. Parla di cose un po' strane, macabre, ma è molto interessante come il mondo dei morti è molto vicino a quello dei vivi. Finalmente arrivo alla cena. Mi piace essere servito. Ecco a te, carne impanata con purè. Che delizia, grazie mille. Figurati, Matteo. Mi sorrise e se ne andò. Finito di mangiare, andai avanti a leggere quel libro. Ero quasi alla fine del libro. Purtroppo lo avevo finito tutto, così mi mise un po' a dormire per essere bello arzillo per fare la tavola. Matteo, Matteo! Oh, Giulia, scusami, stavo riposando gli occhi. Sì, e intanto russavi come un dannato. Dai, adesso iniziamo. Va bene. Allora, dovrai stare attento a quando io entrerò dentro di te. Devi mantenere il controllo per tutta la seduta. Va bene. Dai, ora vai che io inizio. Va bene. Mi raccomando, stai attento. Se ne andò ed io mi misi sul lettino a gambe incrociate e misi davanti a me la tavola e la placchette in mezzo alla tavola. Appoggiai le dita sulla placchetta e mi concentrai. Ciao, c'è qualcuno con me? Vorrei parlare con qualcuno. Ad un certo punto questa placchetta iniziò a muoversi. Fece una frase. Giulia. Sei tu, Giulia? E poi subito dopo la placchetta andò sul sì. Dove eri quando hanno ucciso i tuoi genitori? Da un'amica. Posso chiudere la seduta? No. Sei cattiva? Sì. Possiamo chiudere la seduta per favore? No. Sei mio adesso. Ad un certo punto sentii bussare pesantemente alla porta. Sul libro c'era scritto che se uno spirito cattivo si stava impossessando di qualche oggetto o di me, dovevo girare la plaquette. E così feci. E tutto ad un tratto il silenzio. Giulia, possiamo chiudere la seduta? Goodbye. Finalmente. Sono salvo, mi è preso un colpo. Provai a fare un altro tentativo. Dovevo assolutamente riacquistare la memoria. C'è qualcuno? Sì. Chi sei? Giulia. Dov'eri quando hanno ucciso i tuoi genitori? Lo scoprirai più avanti. Dove sei in questo momento? Sulla tua testa. Ad un certo punto sentii una strana sensazione dentro di me. Avevo la pelle d'oca e mi sentivo parecchio strano. Non ho il controllo di me.